Cari amici, nelle precedenti due lezioni abbiamo cominciato a parlare dei vari teoremi che si possono utilizzare per risolvere un triangolo qualsiasi. Infatti avevamo visto il teorema della corda, il teorema dei seni, poi abbiamo visto il teorema di Carnot e infine nell'ultima lezione abbiamo visto le formule di Briggs. Tutti questi teoremi e formule ci permettono di risolvere un triangolo qualsiasi avendo almeno tre elementi a disposizione su sei di un triangolo. Bene, continuiamo allora il nostro discorso sulla risoluzione dei triangoli qualsiasi facendo ricorso alla dimostrazione del teorema di Nepero. Il teorema di Nepero è nient'altro che una rielaborazione del teorema di Carnot, perché in effetti è un teorema che ci permette di risolvere un triangolo qualsiasi quando sono noti ad esempio due lati A e B di un triangolo e l'angolo gamma, che è l'angolo compreso tra i due. Quindi sono praticamente le stesse condizioni che abbiamo utilizzato quando abbiamo preso in considerazione il teorema di Carnot. Chiaramente in questo caso le incognite sono alfa e beta e quindi vediamo come si procede per arrivare alla determinazione delle formule del teorema di Nepero. Allora, qui abbiamo il solito triangolo A, B e C, rappresenta appunto il terzo lato del nostro triangolo, di cui questo triangolo conosciamo i valori di A e B e il valore di gamma, cioè dell'angolo compreso tra i lati B e A. La formula finale a cui noi dobbiamo arrivare è questa qui, cioè che A più B diviso A meno B è uguale a tangente di alfa più beta mezzi diviso la tangente di alfa meno beta mezzi. Per arrivare alla dimostrazione di questa formula dobbiamo partire dal teorema dei seni che avevamo visto nelle lezioni precedenti, che diceva che un cateto diviso il seno dell'angolo opposto al cateto è uguale all'altro cateto diviso il seno dell'angolo opposto a questo altro cateto. Quindi A su sen alfa, A su sen alfa uguale a B su sen beta, B su sen beta è uguale anche a C su seno di gamma. Ma prendiamo adesso in considerazione soltanto la prima uguaglianza, cioè che A su sen alfa è uguale a B su sen beta. Ebbene, questa equazione la possiamo anche scrivere nel seguente modo, cioè che A diviso B è uguale a seno di alfa diviso seno di beta. Quindi A sta B come sen alfa sta sen beta. Però dobbiamo fare una piccola manipolazione per poter arrivare alla dimostrazione di questa formula, nel senso che e questa uguaglianza io la posso riscrivere tale quale se sommo una quantità nota ad ambo i membri. In questo caso se io sommo la quantità più 1 sia al primo membro che al secondo membro, l'identità di questa equazione non cambia. Quindi A diviso B più 1 è uguale a sen alfa diviso sen beta più 1. Ma se facciamo il comune denominatore del primo membro e del secondo membro, vediamo che A più B diviso B sarà uguale a sen alfa più sen beta diviso sen beta. Ora prendiamo la stessa formula del teorema dei seni, in questo caso invece adesso sottraiamo una quantità unitaria, quindi A diviso B meno 1 è uguale a seno di alfa diviso seno di beta meno 1, quindi sottraggo ad entrambi i membri il valore unitario 1. Quindi facendo il denominatore comune diventa un A meno B diviso B per il primo membro, mentre diventa un sen alfa meno sen beta diviso sen beta per il secondo membro. Se adesso queste due equazioni le dividiamo membro a membro, che cosa otteniamo? Che A più B diviso B diviso ancora A meno B diviso B, e quindi è come scrivere A meno B diviso B, però questo diviso B ulteriore lo possiamo portare al numeratore, quindi diventa A più B per B diviso A meno B per B. Lo stesso dicasi per questo secondo membro, cioè se dividiamo questa parte diviso questa noi otteniamo sen alfa più sen beta diviso seno di beta,
diviso ancora sen alfa meno sen beta diviso sen beta, ma diviso due volte vuol dire portare a numeratore il sen beta. Quindi, come vedete, B e B si possono eliminare, sen beta si possono eliminare, per cui la equazione finale risulta uguale ad A più B diviso A meno B, che è uguale ancora a sen alfa più sen beta diviso sen alfa meno sen beta. Però queste due parti dell'equazione, cioè sen alfa più sen beta e sen alfa meno sen beta, si possono modificare utilizzando le formule di prostaferesi che avevamo già trattato nella lezione 61. Quindi se ve le andate a rivedere vedete come sono state ricavate. Quindi qui riportiamo pari pari quelle equazioni di prostaferesi che sono sen alfa più sen beta è uguale a due volte seno di alfa più beta mezzi per il coseno di alfa meno beta mezzi, mentre il seno di alfa meno sen beta è uguale a due volte coseno di alfa più beta mezzi per seno di alfa meno beta mezzi. Se noi andiamo a riscrivere queste due equazioni ottenute con le formule di prostaferesi, le andiamo a sostituire in questa equazione che abbiamo appena determinato poco fa, vediamo che A più B diviso A meno B è uguale a due volte sen alfa più beta mezzi per coseno di alfa meno beta mezzi diviso due volte coseno di alfa più beta mezzi per il seno di alfa meno beta mezzi. Ma vedete subito che se noi facciamo il rapporto di queste due quantità e di queste due quantità, che cosa otteniamo? Che il 2 e il 2 innanzitutto si semplificano e quindi spariscono. Quindi diventerebbe un seno di un angolo diviso il coseno di un angolo, che è nient'altro che la tangente di un angolo. Quindi diventa in questo caso la tangente di alfa più beta mezzi. Mentre il coseno diviso il seno di questo angolo che è tra parentesi diventerebbe la cotangente, ma la cotangente è nient'altro che l'inverso della tangente. Quindi coseno diviso seno lo possiamo scrivere a denominatore come tangente di alfa meno beta mezzi. Ecco, questa è praticamente la dimostrazione del teorema di Nepero, avendo noti i lati A, B e l'angolo gamma è compreso, mentre le incognite sono alfa e beta. Le altre formule che si possono utilizzare avendo come valori noti non A e B, ma ad esempio B e C oppure C ed A, sono queste qui. Quindi si tratta di sostituire semplicemente ai valori di B il valore di beta, al valore di C il valore di gamma, e qui lo stesso, al valore di C si mette il valore di gamma, al valore di A si mette il valore di alfa, per cui otteniamo tutto il set di formule che sono state ottenute con la dimostrazione del teorema di Nepero. Quindi diventa un B più C diviso B meno C è uguale a tangente di beta più gamma diviso 2 diviso tangente di beta meno gamma diviso 2. Qui invece sarà un C più A diviso C meno A uguale a tangente di gamma più alfa diviso 2 diviso tangente di gamma meno alfa diviso 2. Ecco, queste sono le tre formule che ci permettono di risolvere un triangolo qualsiasi avendo appunto due lati noti ed un angolo compreso. Ma in definitiva, utilizzando queste formule, come possiamo poi calcolare effettivamente i valori delle incognite alfa e beta? Perché qui vedete che abbiamo alfa più beta mezzi e qui abbiamo un alfa meno beta mezzi. Allora, innanzitutto noi sappiamo che alfa più beta è nient'altro che il valore supplementare dell'angolo gamma, perché se io dico che la somma degli angoli interni alfa più beta più gamma è uguale a 180 gradi, il valore di alfa più beta sarà evidentemente 180 gradi meno gamma, ma gamma è proprio un elemento che noi conosciamo. Chiaramente, se vogliamo rapportarci a queste formule, io posso scrivere che alfa più beta diviso 2 sarà uguale a 180 meno gamma diviso 2. Quindi, come dire, 90 gradi meno gamma mezzi. Per cui questa formula di Nepero si può riscrivere nell'altra maniera, cioè
A più B diviso A meno B, e al posto di tangente di alfa più beta mezzi mettiamo tangente di 90 meno gamma mezzi, diviso tangente di alfa meno beta mezzi. Se noi ricaviamo il tangente di alfa meno beta mezzi da questa equazione, portando al primo membro questa quantità e portando al secondo membro A più B diviso A meno B, otteniamo che tangente di alfa meno beta mezzi è uguale ad A meno B diviso A più B per la cotangente, perché tangente di 90 meno gamma mezzi sarebbe la cotangente di gamma mezzi. Ma la cotangente di gamma mezzi la si può anche scrivere come 1 fratto tangente di gamma mezzi. Ecco, allora, tutti questi elementi A, B li conosciamo, il valore di gamma lo conosciamo, quindi risolvendo questa equazione otteniamo un certo numero. Questo certo numero, che io chiamo con la lettera maiuscola K, è nient'altro che la tangente della differenza di alfa meno beta mezzi. Ma per poter dal numero ottenere poi il valore dell'angolo, io devo fare l'arco tangente di K. Quindi l'arco tangente del numero che ne deriva risolvendo questa equazione sarà uguale ad alfa meno beta mezzi. E quindi, se io questo alfa meno beta mezzi lo chiamo teta, lo posso scrivere in questa maniera. Quindi alfa meno beta mezzi uguale a teta, mentre alfa più beta mezzi, che abbiamo visto qui, lo possiamo scrivere come 90 meno gamma mezzi. Quindi, se noi andiamo a fare la somma membro a membro di queste due quantità, ottengo che alfa meno beta mezzi più alfa più beta mezzi è uguale a teta più 90 meno gamma mezzi. Ma mettendo in evidenza l'alfa, qui sarà alfa mezzi più alfa mezzi diventa semplicemente un alfa, e il teta rimane da questo lato, più 90 meno gamma mezzi, e il beta sparisce, perché qui abbiamo un meno beta mezzi e più beta mezzi che vanno via. Quindi qui semplicemente noi siamo in grado di ottenere il valore di alfa avendo il valore di teta che abbiamo ottenuto tramite l'arco tangente di K e il valore di gamma che era noto a priori. Quindi il valore di beta è uguale ad alfa meno 2 teta, risolvendo appunto questa equazione spostando il 2 al secondo membro e l'alfa pure al secondo membro e cambiando i segni. Bene, e questa sarebbe appunto la dimostrazione tramite il teorema di Nepero di un triangolo qualsiasi noti i due lati A e B in generici, in questo caso lo abbiamo chiamati A e B, e l'angolo compreso tra i due lati, che è l'angolo gamma. Mentre abbiamo ottenuto in questa maniera singolarmente il valore di alfa e il valore di beta. Però noi potremmo avere anche un triangolo di cui conosciamo i valori di alfa e beta e di conseguenza anche l'angolo gamma incognito, che sarebbe poi ottenuto dalla differenza di 180 gradi meno alfa più beta, mentre le vere incognite sono A, B e C. Quindi diciamo che questa formula potrebbe anche prestarsi per ottenere i valori dei lati A, B e C. Però che cosa si vede subito da questa situazione? Che il valore di tangente di alfa più beta mezzi diviso tangente di alfa meno beta mezzi lo chiamiamo temporaneamente con il valore di K, che è una quantità che è nota, perché abbiamo detto che alfa e beta sono conosciuti e di conseguenza in questo caso il valore di K è un numero conosciuto. Allora, in questo caso la formula di Nepero si metterebbe in questa maniera, cioè A più B diviso A meno B uguale a K. Per cui A più B risulterebbe uguale a K che moltiplica A meno B. Ma se noi andiamo a mettere in evidenza la B, diventa che B moltiplica 1 più K, ma questo è uguale ad A per K meno 1. Quindi che cosa ne viene fuori? Che se noi dividiamo A diviso B, vediamo che questa quantità, che è un rapporto, è uguale a 1 più K diviso 1 meno K.
Ecco, come vedete, qui noi siamo in grado soltanto, in questa maniera, avendo due angoli e quindi in definitiva avendo i tre angoli, perché il valore supplementare a 180 gradi mi dà appunto il valore di gamma, e non avendo i lati, siamo in grado di ottenere non i lati, ma il rapporto che esiste tra un lato e un altro, quindi A diviso B. Ma non siamo in grado di determinarne il valore reale. E questo ce lo fa ricordare quanto abbiamo visto nella lezione precedente, in cui noi avevamo a disposizione tre angoli e volevamo trovare i tre lati. E noi avevamo detto che in quella maniera noi potevamo disegnare un'infinità di triangoli che avessero tutti gli angoli alfa, beta e gamma uguali tra di loro, quindi ogni triangolo avrebbe avuto un angolo alfa, un angolo beta e un angolo gamma uguale a tutti gli altri triangoli. Ma in questa maniera noi avevamo ottenuto soltanto dei triangoli simili, ma non eravamo in grado di determinare il valore dei singoli lati. Ebbene, con questa formula noi almeno siamo in grado di capire quale è il rapporto tra due lati. Quindi non siamo in grado di determinare la lunghezza dei lati del triangolo, perché in questo caso bisognerebbe avere, oltre che ai tre angoli, anche almeno un lato. Quindi qui, avendo soltanto i tre angoli, riusciamo al massimo con questa formula ad ottenere il rapporto di due lati. Combinando opportunamente le altre formule, noi riusciamo a ottenere il rapporto, ad esempio, tra B e C, oppure tra C ed A, e di conseguenza otteniamo comunque sempre un rapporto, ma non il valore effettivo che hanno i lati del triangolo. Bene, questa è la dimostrazione del teorema di Nepero applicato poi ai triangoli qualsiasi, e nella lezione successiva prenderemo in considerazione altre dimostrazioni. Quindi arrivederci alla prossima lezione.